Ok, allora adesso parliamo un po' delle quest. Allora, le quest sono degli oggetti speciali che permettono di organizzare quell'interattività che abbiamo visto prima con le collectibles, ma in un modo un pochino più brillante se vuoi, e più duraturo. Intanto cominciamo a prendere i collectibles e metterli un po' tutti lontano dal cubo, in modo tale da poter fare una ipotetica quest, il cui obiettivo è quello di sentire la canzone e di raccogliere i tre oggetti collectibles. No? Come abbiamo visto. Allora, quindi dobbiamo conquistare, cioè definire fondamentalmente la quest. Andiamo su Spatial, introduciamo quest. E la quest è un'oggettina, vedete che c'è uno spartito, questo, e diciamo che la quest comincia automaticamente quando entrate quando parte, quando entrate praticamente lì, cioè nell'entrance point, ok? E poi dobbiamo mettere l'elenco di task che devono essere compiuti. Allora, i task che devono essere creati sono, in questo caso, ne facciamo uno per cercare di fare in modo tale da ascoltare la canzone, che è una cosa molto semplice, un evento, un'operazione che le persone devono fare. Quindi devono direzionarsi, quindi diciamo, mettiamo un nome, quindi diciamo che si chiama, ad esempio, Senti canzone. Quindi clicchiamo qua e facciamo. Ok, scusate, ho spento e riacceso Unity perché il problema di prima, che non mi lasciava scrivere qua nella search, compariva anche qua, e ovviamente non si può lavorare correttamente, ho spento e riacceso, adesso il problemino è scomparso. Quindi, dicevamo, una quest è composta da una serie di incarichi da fare. Nel momento ne mettiamo uno solo, che è quello di ascoltare. Ascolta, trova, innanzitutto trova la canzone e ascoltala, no? Che è una delle cose che si può tranquillamente fare, ok? E le possibilità sono di due tipi per le quest, quindi o si mettono dei check, cioè praticamente si deve fare quell'operazione e basta, o si mette il progress bar, che vuol dire che bisogna fare un'operazione n volte, come ad esempio vedremo dopo, andare a cercare tutti i collectable. Ma cominciamo col check, ok? E poi possiamo anche mettere un elenco di marker. I marker sono sostanzialmente delle specie di guide che in gioco vi pilotano verso il punto in cui dovete fare il quest, no? Sono degli aiuti, sono degli hint visivi soprattutto, ma che al momento non useremo, ok? Quindi una volta che abbiamo fatto trovare la canzone e ascoltala, diciamo che è un tipo di check, dobbiamo consentire di capire quando viene eseguito quel task. Allora, come facciamo a eseguirlo? Andiamo nel nostro trigger, che abbiamo fatto, questo trigger event, e diciamo che quando il trigger, oltre a scattare sull'enter o sull'exit, c'è anche una possibilità di dire di fare qualcosa con le quest. Allora, alle quest ci possiamo dire che della quest, che si chiama quest ID 1, ok? E bisogna dire che si completa un task e si seleziona quale task viene completato. Trova la canzone e eseguila, cioè e sentila. Quindi, tornando alla nostra quest, notate che tra l'altro gli abbiamo detto che bisogna fare una celebrazione quando il task è completato. Quindi, questa è una caccia al tesoro, insomma, una piccola escape room di una sola task. Adesso poi vedremo dopo mettere le due. La salviamo un attimo e la proviamo, la testiamo. Quindi, scopo di questo. Ok, ISO error, vediamo un attimo quali sono gli errori che ci dice. Ok, vediamo. Ah, la quest non ha il nome o la descrizione. Va bene, quindi andiamo nella nostra quest. Ah, eccolo qua. La quest si chiama Senti la canzone. Descrizione, diciamo ok, canzone popolare. Ok, a questo punto mi aspetto che a questo punto possiamo pubblicarlo. Per esserne sicuri, facciamo il issues refresh e vediamo che è tutto a posto. E quindi andiamo a fare il test dell'active scene. Ok, test dell'active scene ci fa tutto il mestiere che ormai abbiamo capito che dalla seconda volta in poi è abbastanza rapido. Quindi andiamo nella nostra
nella nostra sandbox, aspettiamo che abbia caricato, diciamo, tutto quello che deve caricare, quindi deve fare un pochino di operazione, e vedete che abbiamo questo. Ora, notate che abbiamo una, senti la canzone, canzone popolare, trova la canzone, ascoltala. Adesso non gli abbiamo messo degli hint, ma magari poi vedremo anche come metterlo, oppure sperimentate anche voi. Andiamo, facciamo scattare il trigger, quindi andiamo fino a qua. Ecco. Allora, mi sarei aspettato. Ok, vedete, a questo punto è scattato questo celebrate, che vuol dire che noi la nostra task è stata completata. Non ci ha detto però che l'ha completata. Quindi adesso non ce l'abbiamo più la questa. Sarei aspettato che sia detto che è stata completata. Probabilmente una questa composta da un solo task si comporta più o meno così. Ok? Vediamo invece come aggiungere il task anche di andare a prendere tutte le monetine oltre che terminare questa cosa qua, no? Quindi chiudiamo, andiamo di nuovo sulla nostra cosa, e nella nostra quest ci aggiungiamo un altro, vedete che qui c'è, dov'è? Questi sono i task, qui ce n'è uno, ok? E poi dobbiamo aggiungere praticamente altri task, quindi non task marker, credo che sia questo, task 2, ok? E qui il task che gli diciamo è quello di trovare i collectable. Poi di volta in volta voi potete mettere i collectable come volete, quindi mettiamo check, mettiamo progress bar, progress steps, dice quanti sono i collectable da trovare, dice che sono 3, ad esempio in questo caso, che devono essere trovati 3 volte. Notate che ogni collectable, quando viene collezionato, sparisce, quindi bisogna poi andare a trovarne un altro, e quindi bisogna dirgli che praticamente questo collectable deve praticamente far scatenare come sopra un completamento della questa. Quindi andiamo su uno di questi collectable qua, per dire questo, poi clicchiamo, essendo che questi collectable sono blu, quindi sono dei prefab, possiamo andare a ragionare con il prefab. Ragionare sul prefab vuol dire che tutti questi collectable praticamente ereditano. Quindi cioè, praticamente noi adesso, se diciamo che risolve la questa, uno di questi, cioè praticamente il padre che è questo, possiamo dirgli sostanzialmente a questo collectable lavorare sul trigger. Vedete che c'è un trigger corrispondente a questo collectable. C'è un cubo, delle particelle, insomma c'è un trigger, e in questo trigger gli diciamo che quando lavora, cioè quando viene fatto praticamente, si esce, essendo un trigger ragiona quando si entra, si avvicina dentro, allora diciamo che quando si entra, no? Quindi entriamo sull'event, aggiungiamo un altro evento, diciamo questo. E in questo evento, questo qui probabilmente no, andiamo semplicemente, dovrebbe esserci, ecco, questo, gli eventi di questo, e negli eventi di questo andiamo a prendere questo, senti la canzone, gli mettiamo il add task progress, prima gli avevo messo complete task, ma mettiamo add task progress, e gli mettiamo quale task sarebbe trovare collectable, ok? Quindi a questo punto gli abbiamo detto che questo collectable praticamente toglie 1 praticamente alla quantità di prima che abbiamo visto prima. Torniamo sopra, quindi se andiamo a vedere ognuno di questi collectable, praticamente dovrebbero essere tutti uguali, quindi nel trigger dovrebbero avere il pezzo. Ecco, vedete che fa tutto questo mestiere con tutti. Questo perché questo prefab a questo punto è stato modificato per tutti, quindi questi tre soddisfano le nostre cose. Quindi torniamo, salviamo, facciamo il test di questa scena. Ah, tra parentesi, le cose erano ordinate, quindi dobbiamo per forza fare prima l'ascolto della canzone e poi eliminare i collectable, ok? Quindi andiamo un po' nel nostro coso. Vedete che ci dice di trovare la canzone e ascoltarla, quindi praticamente andiamo,
Facciamo. Ok. Ok. E lui vede che mi ha detto trova la canzone e ascoltala. E quindi a questo punto mi dice, ok, hai fatto, trova la canzone, ascoltala, vai a trovare tutti i tuoi collectables. Quindi vai su collectables, fai questo e vai via 1. Adesso avrebbe dovuto dare 0 su 3 completate, adesso lo rivedo un attimo offline e vedo perché non ha completato. Ok, non l'ho verificato subito, ma lo verifichiamo da mo'. Nel senso che qui dice che doveva fare questo event quando si faceva l'on-exit, ho scoperto questo. In realtà non è quello che vogliamo fare, quindi sempre sul collectable prefab. Togliamolo da qua e lo mettiamo quando entra, on-enter event. Quindi quando entra facciamo il più della quest, senti la canzone, e gli diciamo di fare add task progress e gli mettiamo a trovare i collectable, cioè sarebbe il 2, quindi più o meno quello che abbiamo fatto prima, ma l'abbiamo messo nella on enter anziché on exit. Perché on exit non funzionava? Perché quando si entrava presumibilmente lui cancellava anche il collectable e quindi di conseguenza anche l'on exit non poteva farlo e quindi non poteva mai completare la task. Vediamo se ho ragione, quindi torniamo praticamente nella nostra scena. Verifichiamo che effettivamente anche questo trigger, come vedete, ci abbia tutte queste event messe a posto. Proviamo anche questo, il trigger, mettiamo che ci sia sul on enter e andiamo di nuovo a fare il test dell'active scene. Ok, quindi abbiamo. Eccoci qua, quindi andiamo a trovare la canzone e ascoltarla, quindi la canzone è questa. Ok, abbiamo ascoltato la canzone, andiamo a vedere se è vero quello che avevo detto prima, quindi andando a prendere un collectable, quindi fare l'enter. Ecco, 1 of 3, vedete che è passato, qui abbiamo 1 of 3, e quindi quando poi andiamo a prendere anche il secondo, 2 of 3, poi abbiamo 3, vedete che poi c'è il festeggiamento, e il festeggiamento, tra l'altro, si può fare il festeggiamento in un modo un po' più significativo, perché adesso vuol dire che non c'è più la caccia al tesoro, quindi l'abbiamo completata, ma si può fare in modo tale che dica in modo un po' più significativo, guarda, hai completato la quest, e magari vengono dati dei doni, e poi vedremo poi anche la storia dei doni, dei badge o di soldi addirittura o qualcosa di particolare. Quindi io direi che in questo modo, senza nessun coding, quindi codice zero, siamo riusciti a fare delle cose che in altri mondi virtuali, compresi VR chat o altri, sarebbero stati estremamente più complicati, per non parlare di Virkadia o anche solo in OpenSim o in Second Life. Ok, quindi questo è tutto per la quest, mi ho messo un po' insieme un po' di cose, secondo me dovreste riuscire già a fare delle cose molto sofisticate già solo con queste due cosine.